fiducioso che si troverà una soluzione per Napoli, ma poi ho sollevato un tema che riguarda il recovery, che riguarda tutto il mezzogiorno, che noi dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter intercettare queste risorse e spenderle al meglio nell'interesse dei cittadini. Qualcuno ha detto che se Manfredi ce la dovesse spuntare come governo, questo farebbe venire l'appetito a tutti i sindaci del sud in difficoltà, tutti chiederebbero lo stesso trattamento. Che diciamo, i comuni e i cittadini sono tutti uguali, quindi chiaramente la situazione di Napoli è la situazione più critica che c'è in assoluto nel mezzogiorno, ma credo anche in Italia. Poi è ovvio che se un paese che è unito è un paese che guarda i diritti e i doveri di tutti i cittadini e quindi deve garantire che i servizi possono essere garantiti a tutti. Ma quindi quelle che sono state fatte durante la campagna elettorale era solo propaganda alla fine? No, ma io diciamo, nel giudizio lo dobbiamo dare alla fine, quindi stanno lavorando al governo per dare una risposta ai problemi della città, io sono fiducioso che ci sarà una soluzione. Sindaco, lei è fiducioso, però ha anche detto al Forum di Repubblica che se non ci dovessero essere risposte lei è anche pronto a lasciare perché non vuole prendere in giro i cittadini, è così? Io ho semplicemente detto che io rispondo ai cittadini napoletani. I cittadini napoletani si aspettano di poter essere cittadini di serie A, di avere i servizi che hanno gli altri cittadini d'Italia, di poter garantire le opportunità di sviluppo che tutti si aspettano. Io devo interpretare questo sentimento, che è il sentimento della città. Quindi se non saremo messi in condizione di poter fare quello che non solo i napoletani, ma credo il paese si aspetta, poi faremo le valutazioni. Ma queste sono considerazioni che faremo dopo. Io metto davanti l'interesse della città e l'interesse dei cittadini a quello mio e a quello di chiunque li possa rappresentare. Io credo che oggi noi dobbiamo guardare ai bisogni delle persone.